4 anni di esperimenti, 4 anni in cui alla logica del cantiere si è provato ad opporre quella dell'intervento delicato, leggero, ma non per questo meno impattante per la vita dei cittadini. Il Comune di Milano, affiancato da Amat e da Bloomberg Associates, ha presentato il report Piazze Aperte, un documento che ripercorre i 38 interventi di urbanistica tattica realizzati nella città dal 2018 a oggi, ma anche un documento che lancia la seconda fase del progetto che sarà destinata a trasformare gli spazi pedonali nei pressi dei plessi scolastici. Il nuovo avviso pubblico, attualmente in fase di elaborazione, sarà diffuso dal prossimo autunno e offrirà alla cittadinanza attiva l'opportunità di proporre e collaborare alla realizzazione di nuovi interventi di riqualificazione nelle zone adiacenti le scuole milanesi. Direi che la prima novità è la continuità. Cioè l'idea che questo progetto abbia trovato il consenso delle persone, soprattutto dei ragazzi e delle ragazze, e che quei luoghi siano diventati luoghi di grande socialità. E la seconda è che la linea di sviluppo riguarda proprio le scuole. Cioè abbiamo immaginato che i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine devono essere i protagonisti di questo spazio pubblico e devono avere a disposizione un luogo sicuro per entrare e per uscire dalle scuole, e le scuole possono essere, come per usare una parola che usano in tanti, come hub di cambiamento, cioè punti di partenza da cui maggiori spazi, strade scolastiche e da lì connessioni ciclabili e più sicure con il resto della città. La presentazione del report è stata l'occasione per tracciare un bilancio degli interventi di urbanistica tattica realizzati nei diversi quartieri di Milano. Dalle prime due piazze tattiche inaugurate nel 2018 ad Ergano e in piazza Gilberto al Corvetto, agli ultimi due interventi portati a termine in piazzale Bacone e in piazzetta Santi Patroni. Guardare criticamente le cose che si fanno è un modo per fare meglio le cose che si faranno dopo. Devo dire che la più parte delle critiche, peraltro di pochissima rilevanza dal punto di vista numerico e anche dell'importanza, riguardavano l'uso dello spazio pubblico, cioè la sottrazione di quello spazio ad altri. Allora si tratta di dare delle diverse priorità e di sostituire quello spazio, che diventa spazio di tutti, spazio comune, spazio di socialità e di comunità, con luoghi più adatti ad ospitare quelle funzioni, tipo il parcheggio, tipo i luoghi per le auto. Quindi io credo che abbiamo imparato ad armonizzare le esigenze, e quando tutti si trovano bene io credo che l'amministrazione raggiunge il suo obiettivo primario. La lista degli interventi sta però per arrivare a 40, grazie alle due nuove piazze tattiche di via Valmaira a Prato Centenaro e piazza San Materno al Casoretto. Nuove occasioni per restituire spazio pubblico ai cittadini, sottraendolo in particolare alle auto. Ma l'idea parte dal concetto che la strada è spazio pubblico, e la strada è la più grande dotazione di spazio pubblico che abbiamo nelle nostre città. Dobbiamo cercare di valorizzarla, di restituirla alla cittadinanza, di restituirla in particolare ai bambini, per permettere di massimizzare la vivibilità della città, di riconoscere la vita nei quartieri, di far vivere la vita pubblica e riuscire a far emergere le istanze della cittadinanza. E questo strumento, che è leggero, veloce ed economico, l'urbanistica tattica, permette di farlo in maniera immediata, senza dover aspettare grandi investimenti, senza dover aspettare i tempi della burocrazia, e riuscendo veramente a trasformare i luoghi da un giorno con l'altro. Quando si riesce a creare l'alchimia tra l'amministrazione, la cittadinanza attiva, i tecnici, come noi di Amat, il comune che ha lavorato a questo progetto, si riesce ad avere un indirizzo molto chiaro e a condividere le scelte. Non saremo mai in grado di condividere le scelte con tutti, è normale che lo spazio pubblico venga negoziato tra i diversi attori coinvolti, perché lo spazio pubblico è il luogo dove le diversità vengono valorizzate, e così è giusto che sia. Però i feedback sono tendenzialmente molto positivi, soprattutto laddove siamo intervenuti a mettere in sicurezza gli accessi alle scuole. È un concetto molto semplice, molto facile da intuire, difficilmente contrastabile e opponibile, e penso che sia la direzione su cui il programma deve continuare a svilupparsi. Piccole grandi rivoluzioni che però, sottolinea lo stesso primo cittadino Beppe Sala, non possono essere lasciate da sole, ma devono inserirsi in percorsi più articolati per cambiare davvero il volto di Milano. E soprattutto su sperimentazioni del genere si può correggere in corsa, per questo è importante la partecipazione. Io non voglio vendere quello che non è che Piazza Aperte sia la rivoluzione che cambia i destini di Milano, ma come ho detto oggi è un progetto significativo che insieme a tante altre cose cambierà la faccia di Milano. Pensiamo che sia il momento di dover dare attenzione alle scuole e ai bambini. Gli spazi fisici in un mondo virtuale
sono sempre importantissime, quindi ragionare su tutti i nostri spazi fisici e in questo caso quelli vicino alle scuole lo sentiamo come un dovere.